Chi devo annunziare? Ah, sì. Pedretti, l'ingegner Pedretti. Sono tutti in casa. Vuol dire anche la signora? La signora, già. Anche la signora. Sì, signore. Credo che sia in casa. Ma lei, scusi, con chi vuole parlare propriamente? Con l'avvocato. Bene, si accomodi. Vado ad annunziarla. Ha detto l'ingegnere? Ah, Pedretti, mi pare di aver detto. Ma... Non si confonda, per carità. Sono un po' distratto. Ingegnere? Dio mio, l'avvocato non mi conosce. Lei, scusi, come si chiama? Io? Lisa. E che vuole che importi a me che non la conosco, che lei si chiami Lisa o che si chiami, poniamo, Beatrice? Dica che c'è un signore che vuole parlargli e basta. Ah, lo so, ma il signor avvocato dopo mi rimprovera se non gli dico con precisione i nomi dei signori clienti. Pedretti, ingegner Pedretti. Ecco, mi permettono, così accanto. Aldo, sei tu? No, scusi, Aldo sono io. Ah, e lei? Oh, bella, e perché se Aldo era lui gli dava del tu e sapendo che sono io mi dà del lei? Ah, te l'ho presa! No, dammela, sei così no, dammela! Aldo! Vergogna! Già, scusi, ma mi ha strappato la palla, visto? Ma io godo moltissimo. No, la prego, non dica così. È una vera indecenza. Hai ragione, papà. Torno a chiedere scusa al signore. Ti prego di tacere. Basta denunciare la tua sconvenienza, il fatto che mi giochi e attendi in camera. No, permetti. Basta così? Ma così di sconvenienza, ti prego di guardare. Di chi sono queste racchette? Ma che vuoi che sappia di chi sono? Questa della mamma e questa di Mucci. Ma che Mucci? Si chiama Titti. Titti, sì. Mucci Mucci. Me l'ha lasciata in camera con la palla. A me non sarebbe mai venuto in testa di giocarci senza tutto questo disordine. Aldo! Di tu, Decio, dove erano posate? Ma non so, io... Ma no, dillo. Veramente? Sul letto. Hai capito? Con la palla. Cose che non dovrebbero essere ammissibili in una ragazza governata da Miss Wright. Signore, vieni, Decio. La gioventù. D'oggi, che vale quanto dire arroganza, impudenza, petulanza. Anche quella di ieri. No, prego. Sono stato giovane anch'io. E mi sentirei, creda, ad essere tuttora giovanissimo. Ma gli eccessi propri della gioventù erano almeno per me di ben altro genere. Secondo nature. Mi sa che quel giovanotto debba tener molto da suo padre. Lei ha conoscenza che non è mio figlio? Sì, so che... Ha conosciuto forse il padre? Sì, signore. E vengo, anzi, se permette, a nome di lui. Di lui? Di Ferrante Morle? Non s'allarmi, prego. È ritornato? Sì, signore. Ma come? Quando è ritornato? Da 6 giorni. Da 6 giorni? Qui? No, non qui. Ha mandato me, ma la prego, mi lasci dire. Mi manda lei? E cosa vuole? Cosa può pretendere dopo 14 anni? Ecco, niente. Me la prego di lasciarmi dire. Ma che mi vuol dire? È uno scompiglio ora. Uno che era partito, lei lo capisce? Cancellato dalla memoria come se fosse morto. Ecco. Precisamente. Che precisamente? Quando uno parte come parti lui e ritorna dopo 14 anni... Si ha tutto il diritto di considerarlo morto. Ecco, precisamente. Lei sa come se ne partì? Saprà anche allora che fui io ad evitargli il carcere. Ah no, questo no. Minacciato d'arresto, lo cava io da tutto quel groviglio di imprese sballate, per cui non aveva veduto altro scampo che nella fuga. Ah, lei riuscì a chiarire la situazione del Morley? Io, sì signore.
Ma so che c'era anche un forte ammanco, distorsione di altri, lei lo saprà. Per quell'ammanco intervenne la moglie. La moglie? Con la dote. Contro il mio parere, Badi. Io non avrei voluto a nessun costo. Ma sì, non doveva mai. E allora la signora perdette la dote? No, non la perdette. Ma lei ha forse qualcosa da comunicarmi, per cui questa notizia la turba tanto? No. È che il Morley ignora del tutto che la moglie mi disse, anzi, che era sicuro, allontanandosi forse per sempre, che ella, almeno materialmente, con la dote cospicua che le restava, non avrebbe patito di questa sua rovina. Ma lei mi dice che non la perdete. Grazie a me non la perdete. Se si fosse rivolto a un avvocato di meno scrupoli. Ne sono convinto, ne sono convinto. Oh, sa, tanto per prevenire qualche sottintesa ironia. Ma no, per carità. Dico semmai, posso dichiararle francamente che mi interessai molto alla signora. Abbandonata a 23 anni, con un bambino di 4, sola, bella, inesperta. No, inesperta no. Per quanto io ne sappia. Basta dimostrarlo il fatto che voleva dar via la sua dote. Ma poté anche essere per amore del marito. Ah sì, sì, questo sì, difatti. Mi duole, Badi, doverlo riconoscere. Perché il Morley, lo conosco bene. La vita a chi resta, la morte a chi tocca. Era questo il suo motto. Per significare che non dobbiamo più impacciarci di chi se ne va. Precisamente. Ma non fu così per lui. E so io perché dovetti penare per far valere a poco sui sentimenti della signora quell'interesse che, come le dicevo, presi subito alla sua sorte. Per amore, sì. Non esito, ripeto, a dichiararlo. Per l'amore che mi nacque improvviso per lei. Badi, però, poteva essermi di vantaggio che lei sacrificasse al marito scomparso la sua dote, che si riducesse povera, bisognosa d'aiuto e di sostegno. Non volli. La difesi contro me stesso. Ah, bello. Le feci depositare la dote a garanzia dei creditori. Domandai una dilazione per dipanare tutta quella matassa arruffata di affari, mettere in chiaro le spese, coprire quell'ammanco. Un anno d'inferno. E non certo, lei capirà, per salvare il signor Morley. Giustissimo, per salvare la dote. La dote, sì. Perché lei potesse disporre di sé, secondo la sua elezione, senza più nessun ostacolo ormai, a ricongiungersi se voleva col marito, richiamandolo in patria, scomparso il pericolo che fosse arrestato. Bello. Ah, bello, bello. No. Ecco, onesto. E creda, non facile. Se permette, io dico bello. Onesto, mi scusi, se lei non avesse amato la signora. Anzi, perché l'amavo. A lei sì, ma la signora. La signora è chiaro che doveva amare ancora molto, molto suo marito. Gliel'ho già detto io stesso, mi pare. Appunto. E perciò, bello. Lei, mi perdoni, forse non sentì tanto il bisogno dell'onestà, quanto di farsene bello di fronte a quell'amore di lei, quasi per sfidarlo col paragone tra la viltà del marito che se n'era scappato e codesta sua abnegazione che glielo ridava libero di ritornare a un suo richiamo. E quando anche fosse così? No, niente. Per chiarire la mia idea. Ma niente affatto. Perché non m'arrestai qui io. Dopo averlo cavato dagli imbrogli, fui ancora io ad avviare tutte le ricerche possibili presso i consolati perché lo ritrovassero e gli dicessero che poteva tornare. Perciò le dico che io, più di tutti, ho il diritto di considerarlo come morto. Già, ma vede, non era possibile che gli avesse notizie di queste sue ricerche. Voglio essere franco in tutto. Contai su questa, non dirò, impossibilità. Ma sì, impossibile. E del resto, quando anche queste ricerche l'avessero raggiunto, non sarebbe ritornato lo stesso. Perduto ogni credito,
rovinato per colpa d'altri più che sua, non si sarebbe mai acconciato a vivere qua, sulla dote della moglie. Ma se ora è ritornato, scusi. È segno, lei dice, che deve aver saputo che nessuna condanna più pendeva su lui. Mi pare. Lo seppe, difatti, pochi mesi or sono, e si affrettò a liquidare i suoi affari per il ritorno. Ma sperando che cosa? Non si sarà mica creduto che la moglie fosse innamorata fino al punto da poterlo attendere per 14 anni, così, senza sapere più nulla? Quello che dico io. Ma non bisogna avere niente qua per non immaginare che il cuore di una donna innamorata, di una moglie giovane che si vede abbandonata così, da un momento all'altro col suo bambino, avrebbe potuto schiantarsi. Come difatti rischiò di schiantarsi. Lei questo non lo sa. Io mi dibattei nella disperazione per più di 3 anni a vedermela morire per un altro che spassi, estri, follie. 5 anni di matrimonio. Tutto un gioco d'artificio, pim pam. Si fa presto così a prendersi l'anima di una donna. E ora lei viene a dirmi che quell'uomo non vuole niente? Ha ragione, avvocato. Ma scusi, quando uno dice niente, meno di così? No, io rispondo a ciò che mi ha detto lei, che il signor Morley si è affrettato a ritornare. Ricco di nuovo, eh? Sì, ricco. E pronto, è vero, a riprendersi come se non fosse avvenuto nulla, la moglie, il figlio. Ma no, santo Dio. Pronto ad accettare, ritornando, tutto ciò che la sorte, i casi della vita, gli avrebbero fatto trovare. Glielo dico io che cosa gli hanno fatto trovare. Ne è già informato. Da 11 anni la signora convive con me. Sì, sì, va bene. Trattata, considerata, rispettata da tutti come una legittima moglie. E madre anche. Sì, signore. Di una bambina che ora ha 7 anni. Mia figlia. Va benissimo. Dunque... No, no, aspetti. Ho fatto anche da padre al suo figliolo in tutto questo tempo. Quel giovanotto che lei ha veduto è riconosciuto eccessivamente vivace come il padre, purtroppo. Tutte queste cose... Aggiungo che approfittando delle ricerche risultate vane, trascorso il tempo che la legge prescrive per la ricomparsa del coniuge, avrei potuto regolare legalmente col matrimonio la situazione mia e della signora. Già. E sarebbe stato bene, io credo, che lei l'avesse fatto. E perché? Per dare adesso al signor Morley la soddisfazione di farlo annullare? Ma no, no, scusi, avvocato. Se sono qua per farle sapere che il signor Morley, informato di tutto al suo arrivo, vuole che tanto lei quanto la signora stiano tranquilli e sicuri, che egli non darà la minima ombra e non farà nulla da parte sua per alterare le condizioni di vita che si sono stabilite durante la sua assenza. Non darà la minima ombra? Ma come vuole che non ne dia? Il suo ritorno cambia tutto. Ma no, perché? Non cambia nulla. Ma per forza! Finché lui non c'era, trascorsi ormai tanti anni, la situazione della signora qua con me era diventata agli occhi di tutti quasi normale. Per la stima che lei, accanto a me, grazie a Dio, gode. Già, ma non vedo... Come? Come non vede? Ora diventa falsa col marito di nuovo qua. Ora lei, di fronte a tutti, si trova a convivere con un uomo che legalmente non è suo marito. Ma questo è di fatto, scusi. Ma no, signore! Di fatto finora questo marito non esisteva. Nessuno ci pensava più. Ero io, di fatto, per tutti, il marito. Ora invece con lui, di nuovo, qua... Che vuole che le dica? Mi dispiace. È stata da anni, tutta la mia passione per questa donna. Avrei saputo farle anch'io, le follie... Quelle che forse a lei un tempo piacevano nel marito. Ma no, signori! Frenarla, comporla, questa passione, per guadagnarle, con la correttezza di tutte le forme, il rispetto della società. Ora arriva lui e addio. Io divento l'amante. Questa donna ha il marito e convive con l'amante. Lei se la fa male, mi scusi. Come se intanto l'amante non fosse lei. Perché per me ormai è come una moglie. Appunto. Ma mi pare che tra lei e il marito questo fatto dovrebbe dispiacere più al marito che a lei. Ma che vuole che gli dispiace? Se manda a dirmi che non gliene importa nulla. Ah no. No. Che gliene importi nulla, signore, io non l'ho detto. Morley è disposto... A ripartirsene? No. Ah no, basta. Quanto a ripartirsene, stia sicuro che non se ne riparte più. E allora? Disposto a che cosa?
Ma dunque vede che è vero, che è ritornato con l'intenzione di prendersi la moglie? No. No, aspetti, aspetti. Un momento di pazienza. Niente, bella bambina. Deliziosa. Ma non sai che somigli molto? Molto. È curioso. Ma sì, a quel birbante che ti chiama Muci Muci. Shocking. Non retto dire così, signore. Make your compliments and let us retire. Ah, bene. Non credevo. Scusi. Vai, vai, cara. Ecco la nostra figliola. Ho avuto il piacere di conoscerla. Mamma, sai, la signora Ormelli ha detto che verrà con l'avvocato. Senti, mamma. Ma vai, vai, Titi. Ferrante! Eva. Dio mio! Ma come? È lei? Ferrante Morli? Chiedo scusa. No, no, Eva, me ne vado subito. Non ho saputo resistere alla tentazione di venire a vedere... Venire a vedere? Che cosa? No, niente, Eva. Qua bisogna aprire subito una spiegazione, Lina. No, basta. Che spiegazione? Non c'è bisogno di nessuna spiegazione. Vai, Titti. Mi pare che lei, signorina, avrebbe potuto portarsela anche di là. Nessuno ha diritto di chiedere a me spiegazioni. Ma io non ne ho chieste. È stato lui, Eva. Non so con quale ardire tu abbia potuto così all'improvviso, dopo tanti anni, presentarti qua. Sotto veste di un amico, sai? Ma non per fare scene. Ho rifuggito sempre dal farne, tu lo sai. E perché allora? Ma perché detto... allora sei venuto? L'ho detto a lui, gliel'avevo già detto. No, scusi. Lei ha manifestato anche l'intenzione. Nessuna intenzione. Ma l'ha detto il momento che uno viene all'ispirazione di fare un piacere agli altri. Ah, per lei è un piacere. Ma sì! Perché mi sono preoccupato che vi arrivasse di sorpresa la notizia del mio ritorno, senza sapere con quali intenzioni fossi ritornato. Ma io ancora non ne so le tue intenzioni. Nessuna, Eva. Nessuna, ti dico. Sarebbe inconcepibile, difatti, che tu potessi averne ancora qualcuna. Avrei voluto veramente o scriverti o mandare qualcuno. Decisi all'ultimo di venire io stesso, fidandomi che tu, dopo tanto tempo, anche se mi avessi visto così e tutto grigio con la barba, mi hai invece riconosciuto subito. Un momento! Se hai voluto di persona, qualche speranza perlomeno. No, le dico... Nessuna speranza. Un desiderio al massimo di vedere... Oh, per Dio, mi sembra naturale, infine. Aldo, tu dici? Mio figlio. Ma che tuo figlio? Tuo figlio? Tu l'hai abbandonato. L'hai lasciato a me bambino senza più curarti di lui. Ma sì, va bene, va bene, va bene. Ora l'ho visto e me ne vado. L'hai visto? Dove? Qua? Poco fa, ma non temere. Non sa di aver parlato con suo padre. Ma lo saprà, verrà a saperlo. Non sarà possibile tenerglielo nascosto. Vieni, Decio! No! No! Mio! Mio soltanto! Se sei ritornato per questo puoi andartene, perché non hai più nessun diritto su lui. Mamma, ma che cos'è? Che dici? No! Nessuno! Nessuno! Perché tu sei rimasta a me. T'ho cresciuto io, Aldo. Io soltanto ho sofferto per te. Ma che... Forse lui... No! Tu non devi neanche guardarlo. Stai lì. Non c'è bisogno che glielo dica tu, di stare qui. Ma no, mamma, aspetta. Non sono un bambino. Come? Che dici? Aldo! Preso così, scusami. Ma ho diritto anch'io di sapere. No, niente, Aldo, niente.
perché lo riconosce lui stesso di non aver nessun diritto su te. Ha detto che non vuole niente, che se ne va. È vero? ma sì, calmati, calmati. Non voglio niente. Te ne puoi dunque andare. Ecco, me ne vado. Ma no, mamma, aspetta. Ti dico che voglio sapere. Forse vi avrà esposto le ragioni per cui in tanti anni non si è più fatto vivo. No, caro, nessuna ragione, nessuna. Ne avrai avute? Nessuna, davanti a tua madre che grida, giustamente, perché l'abbandonai con te, bambino. E non è forse vero? Sì, sì, e dico infatti giustamente. Ma davanti a me? Ah no, niente affatto, ci devo essere io. Temi che inventi? Ma no, sta tranquilla. Perché tu stia tranquilla, voglio dirle qui a mio figlio spicce le mie ragioni. Volli abbandonarvi tutti e due, te e lei, per andare a divertirmi. Va bene così? Ah no, perché tu così vuoi fargli supporre... Ma se non voglio averne ragioni per lui, non lo capisci? Prima di tutto perché penso con te che per lui debbano valere soltanto le tue. E poi perché non ammetto che debba giudicarmi mio figlio. Ma egli ha pure tutto il diritto di sapere. No, signore. Perché io non gli chiedo, ma gli impongo di venire da me. Potrei semmai dirle a mia moglie le mie ragioni, ma me ne guardo bene. Io posso riconoscere le sue e accettarle in pace. Lei le mie no, per forza. Perché tu, Eva, hai ora qua lui e di là tua figlia. Due fatti contro cui non potrebbero mai valere le mie ragioni, fossero le più giuste e le più vere. Dunque basta, me ne vado. E non pensi che queste che sono ragioni per lei? Ma che dici? Aldo! Ti prego, mamma, fra te e lui ci sono pure io. Dovete tenerne conto. Tu non dovevi più ritornare, se volevi tener ferme soltanto queste ragioni di lei, nelle quali io non entro affatto. Come non entri? Che dici? Ma sì, mamma, scusa. Se sono lui e la Titti le tue ragioni, io ne sono fuori. E che forse la Titti mi ha impedito d'essere mamma anche per te. Ma no, ma... Quando? Quando mai? Sì, ma considera la mia situazione adesso. Se mio padre è tornato, ti par giusto che io stia ancora qua? Con lui. Non è vero, Decio? Di tu. Tu puoi giudicare meglio da estraneo. Di francamente. Ma io non so. È inutile, Lina. Tuo figlio ha ragione. Ma se lui, Dio mio, lui stesso te lo dice di rimanere con me. O se no, me ne riparto. Ecco, bravo. Dovrebbe fare questo, lei. Sarebbe inutile. Te ne riparti? Vengo con te. E sarà peggio per la mamma. Ma allora sei tu, Aldo! Non è possibile! Non è possibile, Aldo! Io non ti lascio andare via! Io non potrei più vivere! Non potrei più vivere senza di te! Come puoi pensare ad abbandonarmi? Io non voglio perderti, Aldo! Ma chi ti dice che mi perderai? Non starei più con me! Ma ci vedremo sempre! Come? Dove? Sei stato con me sempre da piccino e non lo sai! Non lo sai tutto quello che ho fatto! Tutto quello che ho sofferto, tutto quello che ho fatto anche per lui. Gliel'ho già detto, Lina. Io non lo dico per lui, lo dico per mio figlio. Ma Eva, scusa. Che vuoi tu? Non per mio figlio, ma per te. Non voglio saper più nulla io. Ma non intendo parlare di te come sei ora. Di quella che fui, in me, non c'è più traccia. Non è vero. Non è vero. Lo so per prova. Lo credetti anch'io quando volli abbandonare tutto, fuggendo come un pazzo, senza lasciare più apposta nessuna traccia. Ma scusa, tant'è vero che ti è bastato risentire la mia voce e sei cascata lì a sedere. Ma sfido! Mi sembra perfettamente inutile. Inutilissimo. Ma per mandare così una voce, a 14 anni di distanza, a una certa piccola Eva folle. Folle, sì. Folle. Folle. Non rimpiangere, saresti ingrata. Ma lo scontai. Questo sì. Ma anch'io, è peggio di te, non rimpiangere. Per questo volli sparire.
Quando una vita come quella che vivemmo tu ed io per 5 anni crolla, è tale il crollo che basta serrare i denti, sparire. Diversi non si può essere se non con gli altri. Te con lui, ma diversi noi due, Eva, dopo essere stati quelli che eravamo. No, no, sarebbe stato per me una cosa impossibile. Meglio niente. Avresti potuto pensare che c'ero anch'io? No, anche per te meglio. Dopo quanto avvenne per colpa d'altri, ma certo anche per il disordine mio, sarebbe stato un male e non un bene se io fossi restato. Signori miei, io vi ho trovati qua in perfettissima pace. Mi pare che adesso voi rimpiangiate non la mia fuga di tanti anni fa, ma che io sia ritornato. Appunto, guastando tutto con questo ritorno. Vediamo di guastare il meno possibile. Sono qua per questo. Dunque, tu vuoi andartene con tuo padre? Vada che io non so. Non so come farò. Non so quello che farò se tu te ne vai. Ma se ti dico che ci vedremo sempre? Voglio sapere dove. Eh già, perché non penserà di stabilirsi qui, nella stessa città? Stia tranquillo, non mi stabilirò qui certamente. E dunque come sarà questo sempre? Ma si vedrà, mamma. Combineremo. No, no, ora! Lo voglio sapere ora, io voglio sapere prima! Non verrà fuori che tu non potrai più venire qua perché io sto con lui! Ma non ti rivolgere a me. Io non voglio niente, fate voi, fate voi. Ah, comoda la sua parte, eh? E dalli. Ma non me lo dica lei? Caro signore, scusi. Sì, glielo dico io. Sì, signore. Oh, bella, abbia pazienza. Si rende conto perché la cosa le sembra così? Ma perché è così? Perché è comodo lasciar fare gli altri quando si è messo tutto sotto sopra. Niente affatto. Guardi, le sembra così perché proprio io non voglio nulla, neanche mio figlio. Davanti a lei che invece vorrebbe tutto. Io? Sì, signore. Come se io non solo non ci fossi, ma non fossi mai stato niente né per questa donna né per questo ragazzo. Quantunque... Per essere logici, lei dovrebbe ammettere che mio figlio qua non dovrebbe mettere più piede. Come per essere logico? Ma sì, signore. Perché lei si dà pensiero delle false situazioni e della buona reputazione solo quando fanno comodo a lei. Bene, voglio darmene pensiero anch'io. E posso pretendere, poiché il marito sono io infine qua, io e non lei, posso pretendere che mio figlio qua non metta più piede. Vedi? Vedi? Ma no, no, calmati, calmati. Non pretendo nulla io. Non posso soffrire la pedanteria, lo sai. Povera piccola Eva. Sei diventata accanto a lui una brava, saggia, mammina feroce. Ti ricordi? Iviu! E mi saltavi al collo. No, basta, basta, scusami. Scusami. Mi sembra impossibile che vuoi, che tu, pur essendo all'aspetto quasi la stessa, sia diventata un'altra, così... Ma insomma! Basta, basta. Me ne vado. Tuo figlio se ne starà con te e con me, come vorrà. Da questo bel giovanotto mi farete sapere quello che avrete deciso tra di voi. Come, dove, quando mi vorrete vedere. E non ne parliamo più. Permesso? Oh, Lucia, vieni, vieni. Andiamo, andiamocene noi due. C'è il mio marito in automobile, che aspetta 2 ore fa. Solo che adesso non è possibile. Ma dov'è? Se n'è andato. Chi? Niente, niente. Scenderò a portare le carte a Giorgio e a dirgli che oggi non posso. Oddio, ma che cos'è accaduto? Ah, Lucia, che cosa? Che cosa? Vedi questo ingrato? Perché non te ne sei andato via subito con lui? Ma per carità, mamma. L'abbiamo allevato insieme. È vero, Lucia? E ora? E ora? Hai veduto quel signore che si disponeva a uscire quando tu sei entrata? Sì. È mio marito. Tuo marito? Sì. Che si porterà via con sé Aldo. E lui è felicissimo d'andarsene. Lucia! Signora Armelli. Che cos'è? Mamma va, corri.
Corri per i sali. Ma come? Tu? Con lei? Anche per questo, vedi? È bene che io me ne vada. Su, corri, corri!